Ciao a tutti gente, bentornati da Yuri. Intanto scusatemi se ieri non ho fatto la live, ma come ho postato su Twitter, intanto aggiungetemi a Twitter Lodos Game, mi è stata tutta la luce in casa, praticamente temporale di fulmini e tuoni. Un fulmine avrà colpito qualche palo della luce, sono un cazzo, per 2 ore non ho avuto luce. Ovviamente in mezzo al tempo della live, perciò non ho potuto fare niente. Seconda cosa, vedete, maglia bianca, ho cambiato lavoro, non lavoro più dove lavoravo prima. La maglia nera è entrata maglia bianca ed è abbastanza, mi sembra, almeno dalla telecamera, fastidiosa. Scusatemi per questo, ma non ci posso fare niente al momento. Vedrò magari di impostare la telecamera in modo un po' diverso la prossima volta per non far riflettere la luce. Tutto questo per farmi scusare del fatto che non ho fatto la live e, come si dice, faccio questo video dando i voti della partita Spal-Inter. Ne ho già parlato l'altra volta a video, non è una partita che mi ha entusiasmato. L'Inter ha giocato male, la Spal al contrario ha giocato benissimo, e darò oggi i voti della partita. Allora partiamo da Handanović, gli do un voto 5,5 perché ha fatto poco un cazzo, diciamo, anche perché la Spal non è che ha tirato molto in porta, ha fatto molte azioni da gol ma ha tirato quasi sempre fuori, però ha fatto una buona parata su Petagna, su quel colpo di testa, ha fatto una buona parata televisiva, bella da vedere, su quella palata che ha buttato fuori. Per il resto poco e niente. Sfortunatamente l'ho visto in un paio di uscite, ha fatto male, ha fatto ancora delle uscite sbagliate e nessuno mi toglie dalla testa che il gol che abbiamo preso da Paloschi non sia un po' colpa sua. Mi dispiace, ma sì, Paloschi si è mangiato Miranda, però Miranda corre contro la palla, cioè di schiena la palla, lui la vede davanti. Io sono convintissimo che se fosse stato un portiere moderno avrebbe fatto un passettino in avanti e l'avrebbe intercettata. Forse sì, forse no, nella mia testa la poteva fare, perciò altra uscita sbagliata, tuo giro, un'insufficienza, se la prende. Davanti Vassalico, per me ha fatto una buona partita, gli do un 6,5. Perché? Perché anche se abbiamo sofferto dalla sua parte è rientrato da un infortunio, poi solo gli do sempre un bonus punti perché è rientrato da un infortunio, e mi è stato molto più pericoloso di Keita, ha fatto l'assist per il gol, perciò comunque anche lì becca un mezzo punto in più, e ci ha provato anche in avanti, cosa che D'Ambrosio non fa mai. Abbiamo sofferto, ma tutta la squadra ha sofferto, perciò anche dalla sua parte sono arrivati pericoli, ma sono arrivati un po' dappertutto. E dalla parte di là Asamoah, per me ha fatto, devo essere onesto, ha fatto una delle sue peggiori prestazioni, ma ripeto, siamo sempre adesso ripetendo questa cosa per tutto il video, e stanchi dal PSV, stanchi dagli incontri importanti, ricordiamoci che abbiamo avuto delle giornate abbastanza di ferro, e questo forse giocando con la Spal mentalmente l'avevamo un pochettino calati, fisicamente anche. Asamoah l'ho visto meglio in passato, però sciolto motorino, gli do comunque un 6. Skriniar, anche a lui gli do un 6. Non ha fatto, la difesa non ha fatto benissimo, diciamo che ha fatto meglio in altre circostanze, però un 6 lo do comunque. Ha lottato, ci ha provato, e ormai non ha preso la palla per poco, poteva quasi fare gol, e diciamo che quello che è stato salvato l'ha salvato lui, anche perché do un bel 5 a Miranda che non mi è piaciuto per nulla, cioè mi è veramente piaciuto zero. E tolto il rigore che c'è netto, perché quando Miranda è un pelo fuori forma fa ste cazzate tutte le volte, che da uno con la sua esperienza non ci se lo aspetta, delle volte fa cose bellissime ma fa anche ste grandissime puttanate, e ha fatto un rigore, ma oltre al rigore si è perso appunto Paloschi durante il gol che hanno fatto loro, e ha perso molta gente per tutto il match, perciò ha perso fisicamente con Petagna,
che è una cosa che ci può anche stare. Petagna, l'ho detto un'altra volta, per me è un attaccante del cazzo, però fisicamente è mostruoso. Ha perso il fisico con Petagna, ha perso i duelli con quell'altro attaccante, non mi ricordo come cazzo li chiama adesso, e si è perso Paloschi durante il gol, perciò mi dispiace, un 5 se lo merita tutto. Andiamo davanti, Borja Valero, gli do un 6 e mezzo, perché ha giocato bene, ha lottato, ha rubato palloni, ci ha messo la grinta e ci ha messo la geometria, la palla la fa girare benissimo. Sfortunatamente a noi ci manca Brozovic. Quando Brozovic manca, manca quell'atleticismo, mancano quei chilometri macinati che Borja Valero non ha, perciò non è che gli do un voto in meno perché non lo fa, non è il suo gioco, anche perché lui dà delle geometrie che gli altri non danno, perciò perde lì e guadagniamo in geometrie. Poi sfortunatamente non basta perché di fianco lui c'è Vessino che fa il Vessino, come sempre. Mi dispiace, non riesco a dargli una sufficienza anche stavolta, gli do un 5 e mezzo, perché per l'appunto se ti manca uno come Brozovic che macina chilometri, macina, va a recuperare palloni e tutto ed è ovunque, dovrebbe lui fare quel ruolo lì una volta che manca. Invece ha giocato come sempre pretendendo che Borja Valero facesse quello che fa solitamente il croato, che non fa, perché non è, anche per l'età non può farlo, sino a fine primo tempo già dobbiamo sostituirlo. E perciò mi dispiace, da un 5 e mezzo, come sempre ha fatto falli del cazzo, ormai Vessino è così, per tutta la partita fa sempre questi falli del cazzo e mi dispiace, non è mai pericoloso. Poi andiamo dalla mia più grande delusione lì davanti, Keita Balde. Sapete, io da molto che dico che vorrei vedere Keita Balde titolare sulla fascia finalmente, non per giocare 20 minuti, un quarto d'ora quando la squadra cala, ma fin dall'inizio della sua parte, che sia sinistra o che sia destra, magari a sinistra serve meglio, però va bene anche a destra. Keita Balde entra, gioca e mi dispiace, non mi è piaciuto per nulla come voto. Ah, non ho dato il voto a 5 e mezzo gli ho dato Vecino. Non mi piace, do il voto a Keita Balde e gli do un 5 perché mi aspetto tantissimo da lui, dovrebbe essere il nostro giocatore di punta, un nostro giocatore, il nostro top player insieme a Perisic, insieme a Nainggolan, insieme ai Icardi, il nostro top player, e invece ha giocato male. Perciò quando questi giocatori giocano male si meritano, soprattutto giocano male di testa, si meritano anche un mezzo voto in meno, perciò mi viene dato quasi, gli ho dato un 4 e mezzo, gli do un 4 e mezzo, perché niente, mai percorso davanti, delle volte ha provato il dribbling ma mai efficace, fatto poco un cazzo a livello di cross, fatto poco un cazzo a livello di inserimenti nell'area di rigore, che dovrebbe essere quello il suo lavoro. Niente, non ha fatto per me nulla di importante, nulla da dire, da ricordare, nulla di memorabile, perciò per me il 4 e mezzo ce lo merita. Poi davanti alla porta, gioca a sinistra, nel momento in cui giocava a sinistra, e fa un inserimento bellissimo, palla lunga, lui corre, si sa che è una freccia, arriva davanti al portiere, può o scartare il portiere e metterla proprio tranquillamente, lui ha tutte le ruote per farlo e metterla dentro, o passarla ai Icardi bene, e invece la passa ai Icardi in ritardissimo, male, il portiere, vi ricordate quello che ha detto Andanovic, fa un passo avanti, allunga la mano e c'è arrivato. Lui l'ha fatto, l'ha toccata e ciao Keita e ciao azione da gol. Poteva essere il 2-0, partita chiusa, e invece abbiamo preso il gol del 1-1 e abbiamo sofferto fino alla fine. Perciò per questo motivo qua un 4 e mezzo se lo merita tutto Keita Balde, e mia più grande delusione. Forse per questo che Spalletti non lo fa giocare, perché forse di testa non c'è, o non lo so, non riesco veramente a capire la cosa, o forse gioca così appunto perché Spalletti non lo fa mai giocare e non ha preso abitudini con la squadra, non lo so, questa cosa non la posso sapere. Altra delusione, ormai l'ennesima, perché non ne ha fatta ancora una di buona, Perisic dall'altra parte, niente da fare, moscio, moscio,
moscio, mi sono rotto il cazzo, gli do 4, perché mi ha rotto i coglioni, non mi interessa che dà una mano dietro, non mi interessa che corre, basta, Perisic deve essere pericoloso, gioca male, non deve giocare, basta, non mi interessa, non deve giocare, perché se gioca così, di testa moscio, non prova dribbling, quando li prova li fa lenti, non fa cross, non è mai decisivo, non è mai pericoloso. Perisic era quel giocatore che gli davi la palla, la gente tremava, lo dovevano marcare in due perché ti poteva uccidere, e adesso ormai non lo marca quasi più nessuno perché non fa mai un cazzo. Ha fatto un tiro, un doppio passo a fine partita, bello, un doppio passo alla Perisic, ma niente, non è... non c'è, il giocatore non c'è in questo momento, 4, perché ormai basta, cioè dopo che ha sbagliato ogni partita dall'inizio del campionato, basta, un 4 per me se lo merita. Nainggolan gli do un 6,5 perché non ha fatto il gol, però ci ha provato varie volte da fuori aria, ha lottato, l'ho visto rubare palla ai difensori avversari almeno in 3-4 occasioni, ribaltando, facendo il contropiede, attivandolo, e ci lotta sempre, fa un lavoro sporco, lotta, mette grinta, mette rabbia, alza il morale della squadra. Per me, se abbiamo vinto questa partita, è merito di Nainggolan, perché niente, ci mette appunto la cattiveria, la grinta, ruba palloni, tira da fuori aria. Mi piacerebbe, ripeto ancora una volta, vedere più palle filtranti così, però per il momento Nainggolan è questo, mi sta più che bene. Icardi è una macchina killer, ha toccato due palloni nei primi 70 minuti e ha fatto due gol. Come sempre lo fischiamo, lo critichiamo quando non fa gol, perché gioca, non tocca un pallone, però poi tocca applaudire, tocca dire qualcosa quando il pallone lo tocca e due palle tocca e due palle butta dentro. Poi bisogna dire che quando però la squadra ha sofferto dopo il 2-1, che la Spal ci provava di continuo e soffrivamo, ho visto un Icardi tornare a centrocampo, diventare un uomo in più, dare fastidio agli avversari, pressare gli avversari, perciò un 7,5 se lo merita, perché ripeto, oltre il gol finalmente vedo Icardi, per l'ennesima volta vedo Icardi lottare con la squadra, non solamente pensare a stare dentro l'area di rigore, anche perché il primo gol sì, dentro l'area di rigore, il secondo invece era già sul limite dell'area. Si è visto che anche l'altra volta come Icardi inizia a partire da un po' più dietro, non è più uomo 100% area di rigore, adesso parte anche un po' da fuori. Sembra che la cura Spalletti stia funzionando, e se funzionerà così avremo veramente un attaccante completo, forse. Poi chi è entrato? Gagliardini è entrato, l'ho visto entrare bene, è entrato con la testa, ha giocato poco, però non l'ho visto fare svarioni cazzate. Politano è entrato al posto di Keita, che era inutile praticamente. Devo essere onesto, è entrato Politano, ha messo un po' di gamba, ha fatto due o tre cose belline appena entrato, poi è sparito completamente per un quarto d'ora abbondante, non l'ho più visto giocare, non sapevo neanche più se era in campo. E poi ha fatto la fine partita con Lautaro Martinez, quel dribbling continuo che sembrava che la palla non la volesse più lasciare, dribblava, unica nota dolente che secondo me quando era entrato nell'area di rigore poteva passarla tranquillamente a Lautaro, che era da solo in mezzo all'aria, poi se aveva un giocatore a 2 metri, e secondo me Lautaro avrebbe segnato il gol del 3-1. Però beh, gli do comunque un 6 perché è entrato, ci ha messo un po' di gamba, ci ha messo il solito suo carisma che Keita non ci ha messo per nulla, perciò lui un 6 glielo do, e do un 6 anche a Gagliardini, che non l'avevo detto prima, ha giocato bene quando è entrato. E Lautaro Martinez non gli do voto perché ha giocato veramente poco, e sì, quando è entrato ha dato, ha tolto, gli do comunque un 6 perché ha tolto i punti di riferimento alla Spal, e subito dopo che è entrato Icardi ha fatto il gol del 2-1, perciò voglio dire probabilmente ha portato via l'uomo Icardi, e Icardi con quel bellissimo movimento ha fatto il gol. Spalletti gli do un 6,5 perché
non mi sembra che abbia fatto cagate. Per me Perisic, lui per me vuole tentare di recuperare Perisic, perciò lo fa sempre giocare, però è anche ora che lo inizia a togliere dal campo, perché di testa quel giocatore lì oggi non c'è. Per il resto, formazione quasi obbligata, ha giocato chi doveva giocare, perciò comunque un 6 e mezzo glielo do. Sfortunatamente io comunque continuo a dire che secondo me dovremmo cambiare formazione, perché con queste ali che abbiamo in questo momento, che non sono così determinanti, come ho detto in un altro video, giocare con solo due centrocampisti è un po' troppo poco, anche perché gioca Bozzavalero, gioca bene, gioca Brozovic, gioca bene. Sfortunatamente gli altri due che si contendono il secondo posto, boh, non si sa che fa peggio, perciò se verrebbe fosse un terzo centrocampista titolare che giochi con loro per avere Colombo in più. Questo però è solo un mio parere. Ripeto, questo video è per scusarmi che non ho fatto la live, spero vi piaccia, mettete un commento qua sotto, ci becchiamo alla prossima, e sicuramente lunedì prossimo, salvo ancora Dio che si mette in mezzo e mi fa saltare la luce, alla prossima live e al prossimo video dopo le prossime partite. Ciao ragazzi, come sempre un saluto da Yuri.